Quali sono i quattro metodi che si usano nel marketing strategico per riuscire a fare delle previsioni della domanda? Sono i primi quattro metodi di base che utilizzavo tanti anni fa, quando facevo appunto questo mestiere, le analisi di mercato, e dopo magari in una successiva puntata vi parlerò invece di metodi più evoluti. Ma la prima cosa per riuscire a capire il cosiddetto business environment è il tema, scusate, è il tema della survey della domanda. Cioè, survey della domanda vuol dire andare ad esaminare dei propri clienti cosa ne pensano sul futuro. Purtroppo molte volte gli imprenditori non hanno tempo di fare queste cose. E io mi chiedo, ma che cosa c'è di più importante di questo? Quindi capite, sapere fare analisi strategiche significa prima di tutto sapere fare scelte di priorità. La prima cosa, survey dei customer. Questo è il primo metodo, cioè andare ad indagare sui propri clienti le previsioni di acquisto di conferma dei prossimi anni. Il secondo modello si chiama metodo della forza vendita, cioè sono io, per esempio, devo incontrare un'azienda mia cliente, un SPA, che mi porta, diciamo, 5 key area manager che servono sostanzialmente la pianificazione di marketing di quell'azienda, e quindi è necessario prima intervistare loro per capire da quella forza vendita, da questi 5 key area manager di varie parti d'Italia, di questa SPA, quali sono le previsioni, ma anche quali sono i problemi, quali sono le opportunità. Ieri ho passato un'ora al telefono in viaggio, tornando da Milano verso Alessandria, tornavo da Roma in realtà, e sono stato un'ora in autostrada a parlare con l'amministratore delegato proprio di questa riunione. Il terzo metodo si chiama invece metodo Delphi. Il metodo Delphi è un metodo che necessita la cosa più importante per gli imprenditori, si chiama capacità di fare pubbliche relazioni. Ecco, io una delle cose che metto a disposizione a quelli che fanno consulenza con me è un insieme di relazioni strutturate per la quale si può parlare con banchieri, giornalisti economici, politici, persone che ci danno informazioni su dove andrà il mercato. Questo è il mercato vero dell'imprenditore, questo è lo spazio d'azione dell'imprenditore. L'altro giorno ero in riunione a Roma con degli imprenditori, a un certo punto un imprenditore che ha un'azienda nel settore sicurezza con oltre 50 milioni di fatturato dice: la differenza tra me e quelli più piccoli è nella grandezza delle relazioni che ho nell'agenda, e ha ragione, è questa capacità di fare pubbliche relazioni ad alti livelli che è importante. Questo è il metodo Delphi. Infine, il quarto metodo si chiama pilot test marketing. Io ho imparato questo metodo quando in realtà avevo 22 anni, mio padre mi portava a fare i primi pilot test, cioè il metodo per il quale si vanno a creare delle occasioni nelle quali a campioni compositi di potenziali consumatori si rappresentano dei nostri prodotti o dei nostri servizi a test, cioè in modo segreto, in una sala virtuale o fisica, e si fa a loro assaggiare, tra virgolette, il prodotto. Ecco, questi che vi ho detto oggi sono quattro metodi che si usano nella pianificazione strategica e che poi vengono ordinati al marketing, perché ricordatevi sempre, la strategia è una metafunzione, le altre sono delle funzioni. Ci vediamo alla prossima.